Tra l'altro tu so che hai anche una scuola, mi sembra, a Milano, come, giusto? Come giusto, per, da 25 anni. Per formare batteristi. Questa è una cosa che io tengo sempre a ricordare, perché le persone che si dedicano a quella, proprio alla crescita professionale del, dei giovani talenti, sono sempre encomiabili, chiaramente. Io sono in mezzo ai giovani da sempre, io do a loro quello che non possono avere, l'esperienza, no? Ma anche loro mi danno in cambio molte cose, quindi è uno scambio molto bello, hai capito, alla pari. Certo, senti, invece Tullio, per parte adesso il discorso della, della tua presenza quest'anno al festival con Fabio Concato, che abbiamo, ci ha fatto entrare in un discorso, insomma, in un argomento molto importante, peraltro molto attuale. In questo momento si parla molto di precarietà nel lavoro, molto. È veramente una, forse la cosa, come dire, la piaga sociale più grossa, più, sì, è più, sì, evidente in questo momento, sì, perché sì, c'è, sì, gente che non riesce a guardare al futuro se non con grande tristezza. C'è gente, guarda, c'è gente che prende, arriva sì e no a 1200 euro, deve mantenere tutta la famiglia, e poi magari viene anche mandato a casa, hai capito? Sì, sì, questo no, poi tra l'altro con questi contratti a progetto, questi ex cococò, c'è, sì, c'è un futuro dei giovani all'insegna dell'incertezza della, della precarietà, sicuramente, sì, sì. Con, perché i giovani adesso si sposano poco, i matrimoni diminuiscono, i divorzi aumentano, poi tante volte anche bravo, gli stessi, esatto, le stesse persone che divorziano hanno dei grossi problemi, perché poi si trovano in una situazione di indigenza, addirittura devono lasciare la casa, la casa, sì, a moglie, sì, e figlio, sì, il, magari è vero, spesso vanno a vivere con 300 euro al mese. Sono delle mamma situazioni, mia, purtroppo, pensa un po', se uno ha un lavoro, se uno non ha un lavoro, purtroppo sono una piaga sociale che secondo me andrebbe affrontata, e questa canzone sicuramente dà un grosso messaggio da questo punto di vista. Sono contentissimo che tu hai, abbia partecipato a questo progetto. Però ricordami... meno male che ci, meno male che ci sono i, i genitori a volte, no? A volte. Genitori che a volte, ma diciamo la maggior parte, aiutano un po' questi figli. Noi ci siamo più volte. Penso, ma pensi quelli che hanno i genitori che, no, che si muore più fame di loro. Guarda, io, noi più volte abbiamo trattato questo argomento appunto a, qui in Radio Roma. Comunque io vorrei invece parlare anche del, di quello che sono i tuoi festival come protagonista, come partecipante. Io, è indimenticabile, penso, per te il 1988 come anno, quando hai partecipato con Andamento Lento, giusto? Ah sì, sì, è stato bellissimo. Quello tra l'altro è un anno... festival. È un anno tra l'altro che, in cui tra le nuove proposte c'era, partecipava un mio carissimo amico che purtroppo non c'è più, ed era, cantava una canzone, L'ultima bugia, veramente molto bella, era Fabio De Rossi, appunto, che io, sì, ricordo che poi ha iniziato a fare l'impresario, purtroppo una brutta malattia ce l'ha portato via a settembre dello scorso anno. Fabio De Rossi, insomma, fu una bellissima canzone che veniva dal Festival di Saint Vincent, comunque partecipò a questo festival, e comunque volevo ricordarlo, scusami, è stata una parentesi che doverosa, sì, perché sì, 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 è una persona con cui ho condiviso tantissimi momenti appunto massimo nella mia rispetto. Carriera. Io invece vogliamo ricordare allora questo Andamento Lento, Tullio, che un po' ha consacrato un po' la tua carriera, effettivamente. Ma no, diciamo che io già avevo venduto 2 milioni di dischi con Primavera, Stop Bayonne, no? Sì, però è stato come proprio questo tuo debut, questo tuo arrivo a Sanremo con questa canzone, effettivamente ha sancito, ha sancito una, un momento, una tappa fondamentale della tua carriera. No, ma non solo per me, anche per tutti, perché era il primo pezzo ritmico, sperimentale, sul latino, sul... Dopo sono venuti fuori tutti questi ritmi che vediamo adesso, la lambada, questo qui che ha fatto Silvestri, come si chiama, come si chiama il pezzo di Silvestri? La Paranza. La Paranza, vengono tutti da Andamento Lento, da queste cose che io ho inventato sin da ragazzo. Beh certo, no? La tua ritmica che continua sicuramente a fare proseliti poi, giustamente, perché è rimasta inculcata appunto in quella che è la cultura musicale appunto di chi scrive, soprattutto dei musicisti, e di chi si occupa appunto della musica. E ricordo che proprio, proprio sull'onda di quell'Andamento Lento mi arrivò la bacchettata famosa di cui parlavo prima, che tu proprio hai appena finito di cantare quella canzone. Comunque, che ricordo hai invece, Tullio, di Sanremo? Quello dell'88 in generale, però l'88 soprattutto, perché proprio visto che ha sancito questa cosa. Ma l'88 è stato bellissimo, perché noi siamo andati lì che non avevamo neanche l'LP pronto, avevamo solo sto pezzo che era Andamento Lento,
detto, tanto non abbiamo niente da perdere, visto il produttore, andiamo lì, e il pezzo l'hanno preso. Rocco, mi sembra che sia rimasto il tuo produttore. Rocco era il road manager, il produttore manager. Era Willie David, il produttore poi anche di Pino Daniele, Gianni Daniese, Cagnaniello, Tony Esposito, capito? Certo, no, io ho dei ricordi vaghi perché seguivo molto la musica allora di la tua musica. Noi andammo lì con una grande umiltà, senza una lira, e poi... E fu, diciamo, il successo del festival quell'anno, poi alla fine, a livello ritmico sicuramente. Ancora adesso, Quella è una canzone che va, poi tornassi al festival con Allora, anche quello fu un grande successo. Sì, quello è stato un grande... Beh, ancora quello lì all'estero, Allora. Ma guarda, la cosa, tu dicevi prima che appunto spesso alcuni vengono dimenticati in Italia, tanti cantanti italiani che magari a volte vengono dimenticati, poi all'estero vendono tanto. Ah, allora vi do una bella notizia. Cosa è successo? Dopo 24 anni, Stop Bayonne Primavera, sì? È ritornato in classifica in Inghilterra. Incredibile. Radio Capital di Londra lo mette 5 volte al giorno perché ha scelto il mio brano che è uscito in una compilation che si chiama Mr. and Mrs. Smith della Seamless Recording, dove ci sono grandi nomi come Ian Dury, Les Ken, tutti questi grandi nomi di tendenza, no? E certo. Radio Capital ha scelto appunto Stop Bayonne Primavera nella mia versione originale. Un DJ famosissimo in America di San Francisco mi ha cercato tramite case discografiche, internet, e mi ha chiesto la mia voce a cappella, solo la voce, di inviargliela perché farà uscire un remix appunto in America sull'onda del successo londinese, diciamo. E queste sono le più grandi soddisfazioni per un cantante italiano. Certamente, ma per un musicista. Io sono stato tantissimo all'estero, ma il pezzo grosso all'estero è Primavera. Io guarda, Tullio, io non ti considero tanto un cantante, perché un cantante secondo me è un po' un termine limitativo. Tu sei un musicista completo. Sì. Sei un grande musicista, un musicista completo. La musica è un complemento della tua arte, secondo me. Cioè la voce è un complemento della tua arte. Io poi a un certo punto della mia carriera ho usato la voce perché, per farmi capire. Certo, è chiaro. Perché... ho sempre cantato con i tamburi, però a volte non mi capivano, allora ho messo le parole alla voce. Certamente. Tullio, invece, quanto è importante secondo te Sanremo per un artista? Ma per chi c'ha il suo pubblico, i suoi fans, il suo giro, per chi non vuole stare a casa a vedere la televisione e andare sempre in giro a suonare, Sanremo è importantissimo, perché come dicevamo prima è l'unica manifestazione, l'unico modo per mettersi in qualche modo nella vetrina, l'unica nell'arco di 365 giorni in un anno dove uno può presentare un progetto, ma ti rendi conto?